Quando si parla di fiera si parla di organizzazione. Pozzolengo, 108ª edizione di questa fiera, ovviamente c'è un suo comitato organizzativo dell'amministrazione comunale, ma anche collaborazione da vari enti, fra questi la Proloco. Cristian Bellini è il presidente della Proloco, il giovane, giovanissimo presidente della Proloco, che ha già dimostrato anche in occasione del suo primo palio di San Lorenzo di saperci fare. Ecco, la fiera qui di San Giuseppe sta avendo grande riscontro, soprattutto di espositori. Merito vostro, merito della vostra così saper fare sì. Con il pubblico. Diciamo che è un po' il merito di tutti quelli che organizzano, di tutti quelli che si mettono a disposizione per il nostro paese, per la conoscenza delle nostre colline moreniche. Abbiamo tanti prodotti come il nostro salame, Deco, il nostro vino, il Lugana. Abbiamo molti prodotti e rimaniamo sempre, sul punto di vista dei prodotti tipici, io penso che rimaniamo sempre al top per il nostro prodotto, che è sempre buono, è sempre fresco e si può mangiare sempre. Penso che la fiera sia proprio il punto dove ci si può incontrare con tutti gli standisti, con tutto, per far conoscere i prodotti che le nostre terre possono dare. E più che Proloco, penso che sia merito anche dell'amministrazione, perché noi questa volta abbiamo collaborato con l'amministrazione per ottenere questo successo, che penso che, nonostante sia sabato, sta già avendo notevole riscontro. San Lorenzo, tutto a posto? San Lorenzo è andato tutto bene. Io parlo del prossimo. Ah, del prossimo. Ah, adesso si comincerà a organizzare, come al solito speriamo di fare ancora meglio dell'anno scorso, perché penso che non si faccia mai meglio, si possa sempre dare di più, e spero che anche quest'anno riusciremo a dare di più e a fare bella figura con tutti. Fabio Banali, assessore alla cultura e al turismo del comune di Pozzolengo. Forse sembra un po' così parlare di turismo in un comune che di turismo ha poco, nel senso che non ha il lago, ha le colline però, e soprattutto ha i prodotti tipici della zona. Ecco, Pozzolengo con la sua fiera, 108ª edizione, credo che sia una delle più antiche, più vecchie, non solo della provincia di Brescia ma anche del Mantovano, che è qui vicino. Ecco, assessore, fare turismo, fare cultura con dei prodotti locali credo che sia un binomio vincente. La gente ama ancora le cose di casa nostra. Sì, sì, ed è anche facile fare turismo quando si hanno buoni prodotti da proporre. Tenga presente che dal 2002 al 2008 abbiamo avuto una crescita di presenze turistiche del 65%. Pozzolengo già nel 2008 vantava circa 17.000 presenze turistiche in un anno. E per dire che il turismo è un settore che sta crescendo sempre più. Noi abbiamo da offrire le nostre colline, abbiamo da offrire la vicinanza a molte località culturalmente anche importanti, Verona, Brescia, Mantova, il lago di Garda, quanto propone. Però abbiamo anche lo specifico nostro, che è la collina e che è anche la tradizione enogastronomica. Consideri che Pozzolengo negli ultimi anni sono cresciute veramente di smisura le cantine vinicole, ad esempio. Noi abbiamo 20 cantine vinicole a Pozzolengo, sono aumentati i bed and breakfast, gli agriturismo. Quindi proprio per aumentare le possibilità di recettività di questa zona, che ha un grande futuro anche dal punto di vista turistico, e ha la possibilità di offrire prodotti come il salame Deco di Pozzolengo, come il Lugana, che sono sicuramente apprezzati. Anche la dispensa morenica, che è appunto il salone che in questo momento ci ospita, ha avuto una crescita significativa. Anche quest'anno è aumentato il numero degli espositori e stiamo pensando di dover veramente anche trovare degli spazi maggiori, perché veramente è un grande successo questa manifestazione. Ecco, ricordiamo anche chi è all'esterno, queste rassegne di macchine lavoratrici, di attrezzature d'epoca, di un tempo che tra l'altro grazie proprio a un vostro gruppo di appassionati e volontari vengono recuperate, rimesse in sesto, funzionanti, non lavorano più perché forse il loro periodo l'hanno fatto. Certo, sì, beh, la fiera di San Giuseppe appunto ha 108 anni di vita e nasce come fiera agricola, è stata negli anni 50 un'importantissima fiera anche del bestiame. Abbiamo voluto mantenere la tradizione del passato con il legame appunto con la terra, con l'agricoltura, anche se oggi l'agricoltura è cambiata, anche se magari oggi si tende a puntare su alcuni prodotti diversi rispetto al passato, però c'è il passato che è dentro di noi, che è la nostra tradizione, sono i nostri trattori, sono le macchine agricole, ma sono anche le macchine d'epoca, perché domani ci sarà un importante ride automobilistico con macchine d'epoca veramente prestigiosa. Quindi cerchiamo di coniugare la tradizione, la cultura e anche offrire quello che di bello ha il nostro territorio e i nostri prodotti ovviamente. Unità del territorio, manifestazioni come questa di San Giuseppe, 108ª edizione della Fiera di Pozzolengo,
sono mezzi, sono strumenti che possono unificare, unire, dare risalto alle nostre attività. Non poteva mancare ovviamente il presidente della Colline Moreni, che è Luigi Leonardi, in rappresentanza anche dei comuni. Qui c'erano qualcuno dei sindaci delle Colline Moreni, ma non tutti. Ecco, presidente, manifestazioni importanti, interessanti, magari farne qualcuna di più anche nei paesi un po' più piccoli, ognuno ha la sua chicca. Ah, direi che questa è una grande manifestazione, prima di tutto perché l'amministrazione ci tiene a mettere in risalto i prodotti tipici delle Colline Moreniche. È vero che altri sindaci erano presenti, i comuni che fanno parte dell'associazione sono tutti quelli collinari, mantovani e pozzolengo-bresciano, che permettono fare iniziative importanti per richiamare l'attenzione sul territorio, ma credo che questa manifestazione in particolare, soprattutto per i prodotti che sono veramente tipici di questo territorio, sono manifestazione della enogastronomia importante, di un livello altissimo e di una qualità che permette proprio di valorizzare il nostro territorio.